In queste ultime settimane si sta facendo un gran parlare di chi sarà il compagno di squadra di Francesco Bagnaia nel 2025. Parliamoci chiaro, ragazzi, la risposta possibile è una sola ed è Jorge Martín. Vi spiego perché. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Casco Rosso. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, così supportate il nostro lavoro. Grazie mille. Rimettiamo gli orologi indietro di 2 anni. Siamo nel 2022 e Jorge Martín è promesso sposo al Team Factory Ducati. Probabilmente gli basterebbe una stagione normale con qualche buon risultato per prendersi il contratto. All'orizzonte non sembrano esserci particolari problemi per la buona riuscita dell'operazione. Dalla prima gara stagionale però subentra una variabile che forse non era stata considerata pericolosa, ovvero Enea Bastianini. L'italiano disputa infatti un'ottima stagione, mettendo in ombra Martín e conquistando meritatamente il posto in ufficiale. Nel 2023 per Enea la stagione parte malissimo con l'infortunio di Portimão e prosegue all'ombra di un Martín che ingrana, soprattutto nella seconda parte di stagione, e arriva ad un soffio dal titolo mondiale. Gli equilibri in casa Ducati iniziano a vacillare, le prestazioni di Martín sono talmente buone da far pensare che uno switch con Bastianini sia ormai soltanto questione di tempo, magari addirittura dalla prossima stagione, ma Ducati opta per riconfermare Enea. La casa di Borgo Panigale decide di dare ai due piloti la prima parte del 2024 per dimostrare ad armi pari chi è che merita il posto. In tutto ciò nel 2023 succede qualcosa di impensabile. Marc Marquez firma con Gresini per la stagione 2024. Entrando nel roster di Ducati, l'8 volte campione del mondo lascia una Honda alla deriva per raggiungere il mezzo più competitivo della griglia e dimostrare di essere ancora il più forte di tutti. Alla faccia di quelli competenti che sostenevano che avrebbe vinto anche con un triciclo. Ad inizio 2024 Marquez non è un candidato per il posto in Factory, è appena arrivato in Ducati e Martín dopo anni sembra ormai ad un passo dalla promozione. Anche stavolta però le cose non vanno come previsto. Marquez infatti in questa prima parte di stagione si dimostra subito competitivo, confermando di poter essere una soluzione molto interessante dato che lo smalto sembra quello dei tempi migliori. Tornando ad oggi, ci ritroviamo quindi con 3 piloti per il posto insieme a Bagnaia nel team ufficiale di Ducati. Solo uno di loro però ha portato a casa dei risultati tali da renderlo il candidato più meritevole di quella sella. E quel pilota ovviamente è Martín. So che ci sono fra di voi molti fan di Bastianini che pensano che lui meriti altri 2 anni in ufficiale perché in fondo questa stagione non sta andando così male, però ho paura che siate troppo accecati dall'amore che provate nei confronti di Enea e che non abbiate ben chiara la situazione, quindi lasciate che vi aiuti io. Se andiamo a guardare i numeri in carriera emerge subito un fatto incontrovertibile. In MotoGP Jorge Martín ha fin qui una carriera migliore di Enea Bastianini. Ha vinto una gara nell'anno in cui era un rookie, peraltro soltanto 4 gare dopo essere tornato dal terribile infortunio che gli ha fatto quasi terminare la carriera, e dopo il deludente 2022 ha tirato fuori un 2023 spaziale, nettamente superiore al comunque ottimo 2022 di Bastianini. Stesso numero di vittorie, è vero, ma 2 podi in più, una media punti superiore in quanto molto più costante di Enea, e il fatto di aver lottato davvero fino alla fine del campionato, a differenza dell'italiano che mollò il colpo con qualche gara d'anticipo. Se però volete considerarlo un pareggio, questo confronto fra le loro 2 migliori stagioni, beh, l'inizio del 2024 non lascia spazio a dubbi. Jorge Martín è semplicemente su un altro livello rispetto ad Enea. E attenzione, non sto dicendo che Bastianini sta facendo una brutta stagione o che non potrà più lottare per il titolo, assolutamente no, ma in questo momento ha 2 enormi problemi. Il primo è che la decisione non verrà presa a fine anno, quindi con ancora tutto il tempo di migliorarsi, magari anche di battere Martín nella lunga distanza, ma si parla che manca qualche settimana, forse qualche giorno. E il secondo problema è che ad Enea non basta andare bene, non gli basta essere vicino coi punti al primo in classifica. Quello che deve fare, o che avrebbe dovuto fare, è mettersi dietro Martín, sempre e comunque. Deve dimostrare di essere più forte di lui, non forte in generale, quello non basta. Il ragionamento che sto sentendo in giro ultimamente è che Bastianini sta facendo comunque un'ottima stagione e ha quasi gli stessi punti di Bagnaia, ma questo non ha la minima importanza se il rivale diretto per la tua sella sta facendo il devasto ad ogni gara ed è primissimo in classifica. A me spiace per Enea perché quando è salito in ufficiale nel 2023 ero molto gasato di vederlo in azione e poi l'anno scorso quando c'è stato il rischio di vederlo saltare subito al primo anno ero tra quelli che lo difendevano a spada tratta perché secondo me era giusto e sacrosanto dargli una seconda possibilità quest'anno. Ma alla luce dei risultati suoi e di Martín
oggi sono costretto a dire che quella sella spetta di diritto allo spagnolo. E se ancora non foste convinti del mio ragionamento, fate questo gioco, invertite le parti. Fate finta che nella posizione di Martin ci sia Bastianini e viceversa e ditemi se non andreste coi forconi a Borgo Panigale se dovessero confermare Jorge che è quarto nel mondiale e non ha ancora vinto manco una gara. L'altro nome che è salito prepotentemente alla ribalta dopo le prestazioni di Herrera e Le Mans è appunto quello di Marc Márquez. Lui è appena arrivato in Ducati, anche lui come Enea non sta facendo una stagione a livello di Martin, ma a differenza dell'italiano pesa molto il suo storico in MotoGP. Non c'è dubbio che avere due campioni del mondo di quel calibro nello stesso team sia un'ipotesi affascinante per Ducati, che però dal mio punto di vista si macchierebbe di una scorrettezza senza precedenti scegliendo il 93. Sì, perché al momento Martin è più giovane, più forte e con più storie in Ducati rispetto a Marc. L'anno scorso ha dimostrato una stagione solidissima arrivando a lottare per il titolo fino all'ultima gara e quest'anno è partito a razzo come non gli avevamo mai visto fare in tutta la sua carriera. Ormai è diventato un pilota completo perché è veloce nelle qualifiche, dominante nelle sprint, sta diventando solidissimo anche in gara, cioè praticamente un Marc Márquez 2.0, è pure spagnolo. Io dico, in nome di cosa Ducati dovrebbe preferirgli Marc? Cioè, la pubblicità, il merchandise, veramente? Perché parliamoci chiaro, lato sportivo, avere Marc in ufficiale non cambia assolutamente nulla a Ducati. Cioè, non si sta parlando di due piloti che sono il giorno e la notte, ma di due dei piloti più forti in pista del 2024. E sono finiti i tempi in cui Ducati cercava il top rider per arrivare a quel titolo che manca da tanti anni, come fu per quando hanno firmato Jorge Lorenzo nel 2017. Adesso hanno già Bagnaia, il bicampione del mondo in carica, perciò non è una questione di chissà se Ducati quest'anno vincerà il titolo, ma piuttosto chissà quale ducatista vincerà il titolo quest'anno. E proprio in quest'ottica, scegliere Martin garantisce a Ducati di non perdere Marquez, perché ha già messo in chiaro che non gli importa di quale colore sarà la sua moto, purché sia l'ultima versione. Mentre mettendo Marquez in ufficiale, Martin sicuramente se ne andrà, diventando un avversario pericoloso ed extra motivato a batterti a tutti i costi. Marquez poi potrà tranquillamente vincere il titolo in un team satellite con la moto ufficiale, ma almeno Ducati avrà fatto la cosa giusta con Martin e avrà comunque la moto campione, due piccioni con una fava. Però, fermo restando che io sono convinto che quella sia la soluzione più logica, anche io nutro dei dubbi sul fatto che Marc possa salire in ufficiale l'anno prossimo. E questa è colpa di Alessandro che nella scorsa live mi ha inserito questo tarlo nella testa quando ha fatto questo ragionamento, ovvero se è così ovvio che Martin meriti la sella ufficiale, perché non è stato ancora annunciato? E la risposta che si è dato è perché Ducati sta aspettando per provare a giustificare, magari coi risultati in pista, proprio il passaggio di Marc. In quel caso sarebbe un bello smacco per un pilota che sta facendo tutto quello che può per meritarsi quel posto e che ormai davvero non ha più nulla da dimostrare.